Eccoci qui, buongiorno per una nuova puntata di 10 gocce. Oggi abbiamo con noi un ospite incredibilmente bello e io l'ho invitato solamente per questo, Sebastiano Barisoni. Ma veramente Sebastiano Barisoni è il vice direttore di Radio 24, una persona che è riuscito a raccontare l'economia anche in maniera più popolare e renderla anche alla portata di tutti. Tra l'altro è il conduttore della trasmissione Focus Economia, che è la trasmissione radiofonica più seguita in Italia dal punto di vista proprio di chi è interessato a capire come vanno le cose. Radio 24 sei è noiosissima, noiosissima, è una trasmissione meravigliosa che anzi è sempre più seguita ed è molto importante, ma soprattutto Sebastiano è una persona molto impegnata ultimamente anche dal punto di vista di alcune lotte che noi stiamo seguendo. Benvenuto Sebastiano Barisoni, siamo molto felici benvenuto. Che tu sia qui con noi. Grazie ragazze, contento di essere stato selezionato per la bellezza, mi piace il contest. Parità. Ah, parità, scusami. Sono sordo, che non è il massimo per uno che conduce un programma radiofonico. Prego, parità. È anche simpatico, vedete, anche simpatico. C'è stato questo articolo di 2-3 giorni fa della direttora o direttrice dell'Istat, Linda Laura Sabatini, sul fatto che in realtà le donne è l'ora che chiedano parità. Parità in tutti i sensi, lei parlava ovviamente in termini economici, però parlava anche in termini del tipo asili nido. Allora, penso che dietro la parola parità si nasconde quasi sempre una disparità, nel senso che noi in un mondo normale non avremmo neanche bisogno di parlare di parità, vi sarebbero già delle soluzioni in cui sostanzialmente il carico di lavoro familiare viene distribuito in maniera equa o abbastanza equa, quindi il tema non vi sarebbe. Ogni volta dove tu hai bisogno di stressare un concetto vuol dire che non è abbastanza chiaro al resto del mondo. Allora noi parliamo di parità perché parità non c'è. Il Covid e il lockdown ha dimostrato esattamente questo, cioè la chiusura delle scuole, così vado subito al punto, e anche la gestione sulla riapertura, a mio avviso disastrosa, da parte del ministro Azzolina, ha fatto sì, e il ministro è una donna e quindi dovrebbe capirlo meglio di altri, che tutto il carico di lavoro didattico si scaricasse sostanzialmente al 90% sulle mamme, perché mamme che spesso avevano anche un lavoro, magari in smart working, ma stavano lavorando. E questo ti dimostra quanto sia ancora distanti dal termine parità. A me interessa poco la parità di genere, con tutte queste così elucubrazioni mentali sul maschile, il femminile, sull'articolo da usare, l'aggettivo da usare, mi sembra fumo negli occhi. La parità, per essere una cosa concreta, ha bisogno di soluzioni concrete, quindi congedi parentali, come dicevi tu, asili privati, non per il Covid, parlo in generale, e uno smart working, flessibilità nel lavoro. È tanto inutile continuare a dire che aumenti i congedi parentali anche per la parte maschile, cioè i padri, va benissimo, ma sappiamo che per tanti motivi ancora la stragrande maggioranza dell'organizzazione del lavoro domestico, a partire a questo punto anche da quello didattico, si scarica sulle mamme. Andando avanti con la retorica sui termini e i nomi si ottiene poco. Soluzioni concrete, incentivi, bonus fatti seriamente, e così risolvi il tema della parità. Io ho una domanda sull'empatia. Noi siamo tutte molto contente che tu sia un uomo, ma se fossi nata donna, quindi se fossi al posto nostro, fermo restando che è tutto assolutamente corretto quello che hai detto, come faresti per portare avanti queste istanze? Perché noi stiamo cercando di farci sentire, la scuola per noi, la chiusura della scuola è stata una tragedia, e quindi cosa facciamo? Ci incateniamo in piazza? Allora guarda, sì, ti avrei detto una volta che quello che manca è un partito che abbia veramente a cuore la dimensione femminile dell'esistenza, cioè di come coniugare lavoro con educazione. Adesso uno potrebbe avere anche altri strumenti. Io ho cercato per esempio di far capire al governo che il modo in cui stavano gestendo la scuola non era solo un problema dei genitori e dei figli, chiaramente delle mamme in primis, era un problema di consenso politico, cioè che il governo rischiava un grosso danno sul consenso politico proprio per la gestione o non gestione della scuola, cioè che l'Azzolina ti stava facendo dei danni. Ecco, visto che esistono i social, per rispondere alla tua domanda, io sono rimasto sorpreso personalmente da quanto mansuete siano state le famiglie, in particolare le donne del nostro mezzogiorno, perché quando tu tieni chiuso un paese e hai regioni come la Basilicata, la Calabria, la Sicilia,
il Molise, ma anche l'Umbria, con pochissimi casi, tu stai commettendo una doppia ingiustizia, perché per colpa della Lombardia, tra virgolette, sta impedendo anche al ragazzino molisano o calabrese di andare a scuola. Mi chiedo se sarebbe successo lo stesso, se i casi di Covid vi fossero stati in Calabria, Molise e Sicilia. Penso di no. Una mobilitazione online che raccolga centinaia di migliaia di firme fa più paura alla politica di tanti appelli di intellettuali che poi lasciano il tempo che trovano. La prossima parola è Recovery Fund. C'è stato un articolo di Flavia Perina che ha detto che in realtà quello che aveva consigliato la Ursula von der Leyen, non so se si dica così esattamente, il fatto di dare le priorità, appunto, e quindi utilizzare i soldi. Una di queste priorità era l'istruzione. E ci sono delle dimensioni e delle tempistiche che richiedono più soldi. Allora, cosa ne pensi da questo punto di vista? È chiaro che quando tu ti arriva il Covid e tu per anni hai detto che la formazione era importante, ma l'hai detto solo nei convegni, che è come dire, insomma, che non ci sono più le mezze stagioni, oppure come dire che è importante premiare il merito, ma poi nella concretezza non fai nulla. Faccio notare che investire in edilizia scolastica non significa solo in primo luogo garantire sicurezza ai nostri ragazzi quando entrano in un'aula e anche agli insegnanti, che non crolli un cornicione, non crolli una grondaia, ma significa anche creare ricchezza sul territorio. Cioè, le politiche cosiddette keynesiane si basano molto sui lavori pubblici anche di piccolo taglio, perché è chiaro a tutti che un appalto di qualche centinaio di migliaia di euro viene svolto poi da ditte del territorio e tende a lasciare i soldi sul territorio. Quindi c'è un doppio effetto, un effetto sicurezza e un effetto economico. Il partito della scuola è il partito dei sindacati che rappresentano insegnanti e tutto il mondo del lavoro. Non esiste il partito della scuola che tuteli i ragazzi, il diritto allo studio e le best practice, le buone pratiche da seguire anche in tema di edilizia scolastica. E quindi, quando poi si parla di scuola, la rivendicazione è sempre di carattere sindacale. Per esempio, la riforma di Renzi iniziale, che a me piaceva, in cui si responsabilizzavano i presidi creando dei presidi manager, è stata di fatto affossata dai sindacati. Ma non è mai il clientes al centro. Il clientes a casa mia sarebbero i ragazzi, però evidentemente ho un'idea diversa. E anche i genitori, perché noi non siamo una lobby, quindi non abbiamo una voce unitaria. E per ricollegarmi a quello che dicevi prima sul sud, c'è un tema che noi stiamo cercando di scardinare anche con il nostro blog, che è Mamma di Merda. In Italia la donna che chiede diritti, che chiede soldi, che chiede welfare viene vista come una mamma di merda. Cioè l'obiezione che ci hanno fatto i genitori, quella che andava per la maggiore, era: la scuola non è un parcheggio. Tu, Sebastiano, vuoi parcheggiare i tuoi figli a scuola? Cosa risponderesti? Allora, la scuola non è un parcheggio, ma e siamo d'accordo su questo. E io sono stato nel passato molto critico con i genitori, dico sempre, con alcuni genitori, dico sempre che quando avevo 15 anni io, se prendevo un brutto voto e mio padre mi riusciva a beccare, probabilmente mi menava, e non era un gran metodo Montessori, mi rendo conto. Però sono anche stufo da giornalista di raccontare da anni di insegnanti, quelli che hanno ancora voglia di fare il loro lavoro seriamente, pagato male, senza nessun tipo di meritocrazia introdotta nella scuola, grazie anche ai sindacati. Dicevo, sono stufo di raccontare di insegnanti che vengono menati dai genitori perché hanno dato un brutto voto ai figli. Quindi io non sto difendendo i genitori a prescindere, però la scuola non è un parcheggio, dicevamo, ma non è neanche un optional. Dobbiamo smettere di pensare che la scuola, se può, riapre, perché io sono d'accordo che le imprese, le attività commerciali dovessero riaprire, perché avremo dei danni enormi comunque. Ma la sensazione delle volte è come dire: se riusciamo la apriamo, se no, ragazzi, faccio notare che la scuola, oltre che un dovere, è anche un diritto. E allora è inutile poi continuare a menarla nei convegni con l'investimento nel capitale umano, il secolo che avanza come il secolo del capitale della conoscenza, tutto vero, tutto giusto. La flessibilità che dobbiamo dare ai nostri figli per essere in grado un domani di interpretare lavori che ancora non riusciamo neanche a immaginare, tutto bene, tutto giusto. Poi però, quando si tratta di concretizzare la cosa, e la scuola diventa: vediamo se apriamo. Guarda il messaggio che la politica ha mandato, io non so se si rendano conto, con
la decisione di mettere lezioni amministrative il 16 e il rischio che alcune scuole aprono dopo, esatto. Andate a fare le elezioni nei teatri, nei cinema, nelle caserme, dove cavolo volete, e fate fare le lezioni nelle aule. Perché con tutta l'importanza delle elezioni amministrative, tra l'altro sono gli stessi governatori a essere contrari, Toti e Zaia su tutti, non si capisce quando torneranno a scuola questi ragazzi. Perché io come battuta ho detto manca solo che allora la spostino a fine settembre, poi intanto a ottobre ripartono i primi casi di Covid e ne riparliamo esatto. Nel 2021. Però quindi non ti fidi della Zolina? La Zolina ha dichiarato che il 14 apriranno le scuole, come mai non ci fidiamo della Zolina? No, ferma, io mi fido della Zolina, nel senso che mi fido del governo che mi dice che il 14 le prendo le scuole, aspetto il decreto, dopodiché io mi rendo benissimo conto che la Zolina si sia trovata in una situazione mai vista, come anche altri ministeri, con un sistema particolarmente complicato, perché il mondo della scuola è un sistema complicato. Poi, vedi, la scuola ha questo problema che dura, tra virgolette, troppo poco, cioè tu sei interessato alla scuola nel momento in cui tuo figlio è elementare, ti occupi delle elementari, poi va alle medie, ti sta a cuore l'esame di terza media, però poi già dall'anno dopo tu te ne freghi delle medie, a meno che non abbia figli più piccoli, e via così. La Zolina, dicevo, si è trovata in un momento obiettivamente mai visto prima. Io le imputo semplicemente una incapacità nell'esercitare il suo ruolo. Ho chiesto le dimissioni della Zolina non perché ce l'abbia con quel partito o con qualunque partito essa rappresentasse, ma perché a fronte di un'emergenza tale, evidentemente la sua capacità di sintesi politica, cioè ascoltare il comitato tecnico, ascoltare il comitato scientifico e poi fare la sintesi politica e assumersi le responsabilità delle scelte, si è dimostrata praticamente inesistente. Cioè, quello che manca in questo caso è il comando. La sintesi politica è proprio questo, cioè tu devi ascoltare tutti ma poi decidi da solo. È troppo comodo fare i populisti, parlare di buona scuola e quant'altro e poi avere paura a decidere. Quando decidi qualcuno lo scontenti sempre. Puoi scontentare i sindacati, puoi scontentare alcuni insegnanti, puoi scontentare i genitori, puoi scontentare gli studenti. Dipende qual è la tua priorità. Dillo in maniera molto chiara, la tua priorità è il corpo docente, gli alunni arrivano dopo perché votano. Invece la Zolina sta cercando di temporeggiare, non capendo che in questi casi temporeggiare aumenta solo il giudizio che, di scarsa attitudine al ruolo che formulavo prima. Il sindaco di Milano Sala, peraltro, Sebastiano, ha scritto un articolo che in qualche modo ricalca anche la tua posizione, ma ormai non soltanto gli intellettuali, ma anche Chiara Saraceno, Giovannini, scrivono lettere al Premier, non soltanto alla Zolina, per chiedere attenzione sulla scuola. Ma questi avanti e indietro rispetto a delle posizioni hanno creato una grandissima confusione, soprattutto per i più piccoli e anche più deboli, no? Io sto pensando a, per esempio, gli asili, appunto la questione della fascia 0-6, in particolare la fascia degli 0-3 anni completamente esclusi dai servizi per l'infanzia, la fascia 3-6 anni a cui sono state affidate al terzo settore, ma comunque appunto il pubblico nulla. Invece in Europa lo spettro e la prospettiva è ben diversa. Allora volevo chiederti, quanti bambini sono stati lasciati indietro, tra i piccoli e anche i più deboli? Partiamo dai fondamentali. La scuola, per come l'abbiamo concepita come storicamente, come frutto del Novecento, del pensiero del Novecento, nasce per livellare le disuguaglianze sociali, cioè da sempre è considerata la scuola pubblica, è considerata lo strumento più forte assieme a una sanità, mentre la sanità interviene ex post, cioè quando c'è bisogno di cura, la scuola interviene ex ante, cioè va a livellare le differenze, va a livellare i diversi libri presenti nelle case dei diversi studenti, quello con la libreria fornita e quello senza libri, quello che è cresciuto con i genitori che avevano la terza media e quello che è cresciuto con i genitori che avevano fatto l'università. Ecco, la scuola, se intesa in questo modo, è il principale elemento meritocratico di un paese, non è solo il principale ascensore sociale, ma è il principale elemento meritocratico. Io, avendo fatto le scuole pubbliche, ricordo benissimo quando al liceo la figlia, diciamo, dell'infermiere, e mio padre faceva il primario, prendeva regolarmente voti migliori dei miei, che evidentemente non era una gran testa e non avevo neanche tanta voglia di applicarmi. Questa è una lezione di vita, cioè la lezione di vita è che se non ti applichi puoi essere figlio di chi vuoi, ma non ti basta, diciamo, il vantaggio di partenza che hai già ricevuto crescendo in una certa famiglia
rispetto all'applicazione, e dà la possibilità a chi non ha avuto questa fortuna e questo vantaggio di partenza di recuperare. Se si perde di vista questo elemento, si perde di vista tutto il ragionamento, perché la scuola non, soprattutto adesso, non può preparare per professioni che molto spesso sono ancora sconosciute. Però, ripeto, siccome poi nei colloqui conta, come sai, l'italiano, e nel tuo agire poi quotidiano conta il numero di informazioni, di istruzione, che la qualità dell'istruzione che hai ricevuto, resta il principale elemento di livella sociale. È ovvio che se salta questo meccanismo, salta, o meglio, si ripropone tutta la differenza sociale, nord contro sud, centro città contro periferie e via così, e grande città contro la provincia. Ed è chiaro che da questo punto di vista il danno è ancora maggiore più piccolo è, diciamo, lo studente, perché io posso immaginare che un 18enne, un 17enne abbia già ricevuto un'istruzione in questo periodo che gli permetta un po' di giudizio autonomo. Ho difficoltà a immaginare la stessa cosa di un ragazzino, un bambino di 5 anni, 6 anni, 7 anni che è alle elementari. Ecco perché io dico, riaprire la scuola non è solo un tema di tornare a una normalità di principio, ma è tornare a svolgere, secondo me, la principale funzione che ha uno Stato democratico, e quindi la riduzione delle disuguaglianze sociali. Chissà che fine ha fatto la figlia dell'infermiera, Sebastiano, cosa sarà diventata? Si è diplomata sicuramente con un voto più alto del mio. Ha fatto la maturità sicuramente con un voto più alto del mio. E se non ricordo male, si era iscritta all'università. Adesso ho perso un po' di vista, c'è una chat degli ex compagni della Quinta C, ma io, che era la punta, però io ho sempre un po' di ritrosia, perché quando vedo le facce e mi ricordo altre facce, sembra appunto un face up naturale. A me mette sempre un po' di tristezza di qualcosa, di ritrovarsi dopo 30 anni più vecchi, imbolsiti, e magari la compagna di banco che tanto ti attizzava scopri essere, insomma, un'altra cosa. Non dire la cosa, lasciamo dei ricordi. Meglio vivere di ricordi. Ma questo lockdown come l'hai passato? Tu non te ne sei accorto forse più di tanto, perché hai continuato, noi ti abbiamo seguito ovviamente, hai continuato a lavorare. È cambiato qualcosa anche per te? Cioè, qua in radio abbiamo tenuto sostanzialmente, sono in smart working tutti i colleghi, tranne quello che si chiama il desk, cioè chi deve poi obiettivamente andare in onda con il GR, e i conduttori, alcuni li abbiamo tenuti in smart working laddove si poteva, per un programma meno complicato, in altri casi però era necessario essere qui. E poi l'ho passato con mio figlio, e anche perché appunto lui aveva già la difficoltà, insomma, di passare le mattine con queste 3 ore di lezioni digitali, e sostanzialmente l'ho passato molto al telefono, poi, come immagino tutti noi. Ah beh sì, poi ho iniziato a scrivere un libro che spero che venga pubblicato verso l'autunno. Giusto per non buttare cosa via. Cosa parla? Che libro? Dai. Vabbè, almeno dacci una speranza. Il titolo provvisorio è Terra Incognita, quindi. Terra Incognita, vabbè, misterioso. Diciamo che c'è una similitudine tra il momento che stiamo attraversando, ma non quello del Covid, che è iniziato ben prima, è iniziato nel 2008-2009, qui saltano tutti i riferimenti precedenti, che è tipico delle rivoluzioni, sia scientifiche che tecnologiche che sociali, con l'atteggiamento che avevano gli esploratori nel 1500-1600, quando andavano in mari nuovi, terre nuove, dove salta ogni orizzonte, saltano le stelle, saltano i punti cardinali, non hai le mappe, e quindi è un percorso molto difficile, però questo non ha impedito a noi di andare avanti. Perché una nave che naviga in mari conosciuti, con i fondali conosciuti, può anche avere il capitano che è figlio dell'armatore, il nostromo che è amico del figlio dell'armatore, e il mozzo che ha altri pregi che qui non posso dire, ma se la nave naviga in mari sconosciuti, l'efficienza dell'equipaggio deve essere massima, l'inefficienza di uno manda piccola nave, e quindi non ti puoi permettere da questo punto di vista di seguire altre logiche che non siano quelle del merito. Quindi siamo molto preoccupati, Sebastiano, molto preoccupati in Italia. Beh, ma anche avventura invece, bello, così ci racconterà in realtà come cercare di affrontare periodi, spero non come questi, ma magari periodi in cui scommetteremo su noi stessi, no? In maniera anche diversa. Sì, sai, nessuno sceglie il periodo storico in cui gli è dato vivere, no? Un'età dell'oro era un mondo più facile, era un mondo tutto in crescita,
era un mondo in cui la globalizzazione rappresentava opportunità e non sfighe, era un mondo in cui la contaminazione era vista come un elemento positivo, il contaminarsi, pensa adesso come è cambiata la parola contaminazione, quindi era un mondo più facile da questo punto di vista, ma soprattutto un mondo in cui noi sapevamo che se ti fossi comportato bene, esatto, diciamo, saresti arrivato da qualche parte. Saresti arrivato da qualche parte tendenzialmente guadagnando più dei tuoi genitori o non meno, ecco. È chiaro che tutto questo schema è saltato, infatti il libro inizia proprio con una parte un pochino biografica, quando io a 26 anni arrivai a Londra per il primo lavoro, in cui comunque la globalizzazione era solo un'opportunità, non era un pericolo, non era una minaccia, era la possibilità di sfruttare un mondo che si apriva. E adesso andiamo verso un elemento, un periodo di forte chiusura, ovviamente, che non è iniziato col Covid, il Covid sta dando la botta finale, in cui ti tendi a richiuderti a Ricci. Se uno mi chiedesse ora, per tornare al vostro tema, che studi fai fare a tuo figlio per dargli un lavoro garantito, la mia risposta è boh, non esiste in questo momento. Certo, se ha una passione come astrofisico, gli direi fai l'astrofisico. Sto dicendo che mentre per noi era molto facile immaginare una laurea in economia e commercio, non ti dico se la laurea fosse stata in ingegneria, sì, avevi il posto offerto al terzo anno, capito? Certo. Quando lo racconto ai ragazzi adesso nelle aule universitarie mi guardano come se avessi cambiato fuscia, ma era così, capito? Io sfido chiunque dei ragazzi di 18 anni adesso a prevedere un futuro a lungo, perché il problema delle rivoluzioni, tornando al tema del libro, è che quando tu hai una rivoluzione l'orizzonte temporale si accorcia improvvisamente e quindi il futuro non è più quello di una volta, cioè il futuro è un futuro a breve, tu non riesci in questo momento a proiettare un futuro a 10 anni, non sappiamo neanche cosa faremo a novembre. Se parte o no la seconda ondata, come cavolo vuoi che io sappia cosa farò fra 10 anni? Questo è un po' un limite del nostro paese, che non c'è una grossa lungimiranza. No, qui il paese non c'entra niente, questo è proprio una caratteristica del nostro tempo, quello che i tedeschi chiamano Zeitgeist, e cioè lo spirito del tempo, e per inciso si dice von der Leyen, non von, von der Leyen. Ecco. Vedi. Allora, grazie. Va bene. Grazie Marigioni per essere stato con noi. Fate le brave, continuate con questa campagna che sposo in pieno sulla scuola. Intanto, quando uscirà il tuo libro, saremo le prime, diciamo, a divulgare il verbo e a fare promozione. Anzi, ti aspettiamo nuovamente. La mia pigrizia è pari solo, diciamo, alla mia vanità. No, questo non puoi farcelo, ecco. Il tema è bellissimo, è molto importante e ne abbiamo bisogno, quindi mi raccomando, direttore, noi useremo la vanità come grimaldello, la vanità, perché sono sempre d'accordo con lui. Questo è adesso il mio coming out, io ogni volta che ascolto Sebastiano Marisoni sono sempre d'accordo con lui.